La live del vostro Gabbiano! Shum! Grazie a tutti per essere qui stasera con me. Spero di non starvi spaccando i timpani perché sto usando, insomma, un compressore sul microfono per fare che si senta bene, ma spero che non si senta troppo bene e vi rompa i timpani. Ecco, questo non vorrei. Fatemi sapere se mi sentite, se va tutto bene. Vi ricordo anche, ragazzi, in descrizione, non so se lo trovate in descrizione a questo video, però se andate su Amazon e cercate Scomparsi nelle Backrooms, è uscito il nuovo fumetto di Gabby 16bit, che è veramente, questo secondo me è il più bello di tutta la serie. Se vi piacciono le Backrooms, se vi piacciono le avventure di Gabby, se vi piacciono anche le serie del canale, ci sono anche i personaggi di alcune serie del canale, andate a guardarvelo, che è super carino, interessante, io sono proprio contento. E non lo dico che perché è il mio fumetto, ma proprio è bello, è disegnato bene, è divertente, quindi sono sicuro che vi piacerà se gli date una possibilità. Quindi Scomparsi nelle Backrooms lo trovate su Amazon e tra poco anche in libreria, ma ora è in preordine. Quindi andate subito a preordinarlo, così sarete i primi ad averlo, che poi ci sono gli sticker limitati e non potete avere gli sticker bellissimi di Gabby. Va bene, grandi, grandissimi. Vedo già qualcuno che l'ha comprato, vero Gabbiano? Anche se non lo prendete, tranquilli, non è che mi arrabbio, forse. Però dai, tranquillissimi. Allora, adesso vi è piaciuta molto una serie, ultimamente sul mio canale. Vi è piaciuta la serie di Car Simulator. Eccoci qua. Siamo arrivati alla serie, siamo seri, pronti alla serie. E oggi voglio fare una cosa. Punto 1. Prendere un'auto la più costosa che posso oggi. Io spero di prendere un'auto da corsa, una sport car. Un'auto, insomma, tipo una Ferrari. Vediamo quanto costa. Io adesso ho 119.000 euro in banca. Sì, li ho ottenuti attraverso qualche scommessa. Sapete, in realtà ho puntato tutto nel gioco di carte e ho vinto tutto! E ho detto no, devo iniziare subito una live. Ho un sacco di soldi e questa avventura dobbiamo farla in live. Ho giocato a blackjack e ho scommesso tutto. Ho ancora la mia macchina, sono messo benissimo. Cioè veramente ho avuto un buco di sedere incredibile. Ho detto bisogna partire con la live. Allora, prima cosa, controlliamo il barbone. Non è più un barbone. Perfetto, lei è promosso, lui è il vicino. Hello neighbor, perfetto, ci assomiglia. Qua è il cavallino rampante bianco di Napoleone. Mamma mia. La mia auto rosa, vaporwave, e poi abbiamo tutto. Sì, noi siamo bravi. Allora,
cosa possiamo fare adesso? Possiamo andare a vedere un po' che altre auto posso comprare. Dobbiamo assolutamente prendere un'auto lussuosa, un'auto che ti accoccola di notte, che ti fa tickle tickle nella guanciotta, che ti dà i bacini. Questa è l'auto che vogliamo noi. Potrei anche comprarmi la casa. Fammi vedere quanto costa. 60.000 euro. Cioè potremmo comprarla. Io c'ho i soldi, ma io conto di fare più soldi. Ho saltato la macchina. L'ho saltata perché mi avrebbe investito malissimo. Allora questa, vabbè, questa è un'auto schifosa. Guarda, si vede già la verruca del nonno sulla portiera. Non la voglio. Io voglio le auto. Datemi le vostre migliori auto. Oh, vedo un'auto che fa il caso nostro. Questa qui, signori, questa dovrebbe costare almeno 50.000 euro. È anche un po' danneggiata e un po' fa schifo. 21.000 euro. Pensavo di più, però io cerco un'auto più lussuosa. Tipo questa è da corsa. E secondo me se la compriamo e la moddiamo e andiamo stasera a farci una gara clandestina, potremmo veramente potenziarla al massimo. È una BMW vecchio stile, vecchio stampo. 16.000 euro? È anche questo un buon prezzo. Vediamo ancora cosa c'è. Questa è molto devastated. Vediamo. Allora, è danneggiata come potete vedere. È molto zozza e me la vende a 37.000 euro. Una Ford Mustang. La Ford Mustang. Grazie mille Daniele Senatore, il senatore Done. Grazie di cuore. Proviamo a abbassare un po' il prezzo. Vediamo se riusciamo a fare un 25.000 euro. E 25... Non gli piace 25.000 euro. Facciamo 29.000 euro. Devo abbassare? Dai. No, non me la vuole dare a prezzi. Ci sarebbe anche... prima di comprare queste auto, facciamo un'ultima prova. Andiamo nel luogo dove vendono quelle belle. Tra l'altro oggi c'è un'asta. Forse ci conviene andare all'asta. È alle 11 di mattina, già iniziata? Forse lì troviamo un'auto all'asta. Però se è iniziata... Forse abbiamo sfortuna. Vabbè, ci proviamo. Non c'è all'asta? No. Stazione servizio... Torniamo all'ufficio. Proviamo ad andare velocemente all'asta. Secondo me, se non andiamo alle 11 in punto, siamo nella melma. Perché poi si alza l'asta. Allora andiamo a cedere. Veloci, 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 che sono curioso. Con l'auto rosa potente. Ci potrebbe fare una canzone bello figo gu. Rosa, rosa. Vado a comprare con l'auto rosa. Ho fatto un drift assurdo. Andiamo qua. Andiamo qua. Un milione! Guarda quella! Un milione la Tania! Questa è l'auto con gli sbrilluccichi! Mamma mia, ma costa troppo! Questa è appena iniziata! Questa è appena iniziata, 9.000! Dammi il biglietto! Prendo la 4, prendo la 4! Come si prende la 4? Come si... Ciapa qua! Come si prende? Che sale il prezzo! Già un biglietto! E come la prende? Allora, sulla... 730 offro. Ho il massimo, vedete, ho messo la 11.000, me la compro 11.000. Me la compro 11.000, mamma mia, è arrivato l'ultimo secondo e ho comprato un'auto, me l'hanno buttacchiata qui. Signori! Guarda, ma sai che questa qua, secondo me, vale molto più di 11.000, abbiamo fatto un affarone. Andiamo a controllare come sono le sue statistiche. Sporca, ok, ci vuole olio di gomito, carburante danneggiato. Non è male, non è male. Allora facciamo una cosa, io direi che gli metto il carburante e la mando a riparare. Ok, così vedete, l'ho già mandata a riparare e va direttamente nel pupo papo. Questa volta mi hai fatto un favore, ma non ricapiti più che mi vendi il biglietto stupido. Va bene, però un milione, come faccio a prendere un milione? Quella è un'auto troppo costosa. Cerchiamo di prenderne una un po' meno di un milione, ma che sia quasi un milione. Quella era la più bella, era proprio un'auto che secondo me vince ogni gara. Però con le gare clandestine, secondo me, possiamo arrivarci vicini ad un milione. Ecco, vedete l'auto che l'abbiamo messa lì a riparare. Intanto che l'auto viene riparata, io credo che questa... Non so, la possiamo vendere? No, anzi, questa la tengo come auto mia, come l'ho detto. Quasi quasi ci installo il NOS, così proviamo a fare una gara clandestina stasera. Diciamo che per ora questa auto la tengo come auto dell'azienda, no? L'auto aziendale, che è quella che devi andare a fatturare con l'auto aziendale. Ok, spegni, fa... Gino, attaccaci il NOS e il turbo.
Barabum barabim. Troppo forti. Ok. Ora possiamo tornare a Indrio. Spegnere il motore. Andiamo avanti. Ora mi hanno riparato la macchina. Me la potrebbero pulire, ma sapete, io sono un tuttofare e ho l'olio de gomito. Me la pulisco io. Così questa la possiamo vendere a molti più soldi. Io credo che potremmo anche chiedere magari un 30.000 euro. Ne abbiamo pagati 11, ma siccome è un'auto bella lussuosa, bella buona, possiamo chiedere. Ora lo sporco si divide a tappe. Rompe le balle. Grazie mille anche Maurizio Protti che si iscrive al Gabbiano Tutolano. Bravissimo. Bello fisico Maurizio, bello fisico. Ciao, ce l'ho anch'io questo gioco, Stefania. Grande Stefania, che sa quali sono i giochi di qualità. Grandissima. Pulisci subito. E Sabrina Curto che arriva veloce, agile e prorompente con una donazione di 2 euro. Lei è una genia, Sabrina. Un bacio. Ok, allora, adesso che ho pulito tutto... mi sembra che non mi hanno riparato però. Oh, ripara tutto. Non mi hanno riparato tutto. Ora così pulisco anche sotto. Sapevo che c'era una macchia di quelle là da Mr. Muscolo schiumattiva. Da snippare. Snippa anche qui dietro. Guarda, se, lavoriamo in due questa macchina. Sono diventato un membro della Cairo Repair Assistance. Faccio parte del gruppo. Non ho pulito però ancora tutta la macchina. Credo che il tetto sia ancora... Aspetta, ho sgamato un punto. Ma se io rimango sotto mentre mi compenetro... Cioè adesso io sono curioso. Se rimango sotto quando l'auto scende, cosa succede? Prima salvo il gioco perché secondo me mi buggo sottoterra. Ma voglio vedere. Rimaniamo sotto e voglio vedere cosa succede quando l'auto scende. Tra l'altro ho sbloccato... Oh! Ah! Ve l'ho detto! Mi stava buttando nelle backrooms. Fumetto di Gabi 16 bits, scopazzi nelle backrooms, tra parentesi. Comunque, ora l'auto è a posto. È tutta potente, prorompente. La dipingiamo con un bel colore nero. Secondo me questa è un nero... Mamma mia sta auto però. Quest'auto è bella, è un Audi. Audi! Audi! Senti! Con l'Audi! Con l'Audauta! La mia Audo. Audio. Non lo so più che sto dicendo. Allora, rossa. Le Audi di solito sono nere. Le vedo sempre nere. Cioè il colore classico di un Audi è un euro. E ti fa partire un neurone. Allora, così, metallizzata, dipingi tutta la macchina. Ecco, grigia, bro, verde acqua, metallizzata, me piasa. Ora, gli andiamo a mettere delle ruote migliori, perché secondo me il brutto di questa macchina sono le ruote. Sembrano quelle di mio nonno. Queste ruote non vanno più di moda, andavano di moda nel 1600, forse. Prima dell'invenzione della ruota, della macchina, non lo so. Andiamo a metterci... Sospensioni, non mi interessa. Targa più carina, quella sì che gliela metto. E delle ruote un po' più di lusso. Vediamo che ruote abbiamo. Queste sono da audio. Audios. No. Queste forse. Ma fanno tutte schifo però le ruote di questo gioco. Non ci sono ruote di qualità. Non lo so, queste sono ruote da Audi. Ecco, queste sono ruote da Audi. 5.000, quindi si alza il prezzo, io la venderò a 25.000 come minimo. Quest'auto li vale 25.000. Andiamo a provare, vediamo un po' che succede se riusciamo a venderla, perché quest'auto, come ho detto, li vale. Aziz, prepara il posto, che sto arrivando. Il mio amico Aziz, la posso parcheggiare? No, è arrivata notte. È arrivata notte, signori. La parcheggio dentro, non voglio che me la rubino. La posso parcheggiare dentro l'ufficio? Non ci credo. I ladri di questi tempi, gli sneaky thief. E lui dove va? Oh! Ma va... Aspetta, ma dove va lui? Sono curioso di vedere dove dorme. Dorme in ufficio. Ah, me la pulisce! Me la pulisce! Vabbè, è un grande. Lo chiudo dentro ai lavori forzati. Lui è il mio schiavo, ok? Qua siamo in tempo di schiavitù. Sono costretto, non è perché sono malvagio. È perché... Sì, va bene, sono malvagio. Però... Gli ridarò
i soldi con gli interessi. Quando diventeremo miliardari con la mia super macchina? Ok? Ora io ho il NOS. E il NOS mi fa godere. Guarda il NOS, guarda il NOS. Guarda come si attiva. Guarda come si attiva. Drift, drift. Adesso andiamo a vedere se ci sono le gare clandestine. Mocco il NOS, non mi battono. Non mi potete battere. Ma però drifta malissimo st'auto. Vabbè dai, dovrebbe andare. Quanto fa allora? Me la ricordavo più veloce, sinceramente. Ma se dovessi trovare una babbo, dovremmo farcela. Aziz, 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 il mio amico Aziz. Lui è un bro. Oh, questa è un'auto molto rapida. Questa è un'auto un po' scarcassa. E questa è un'auto al mio livello. Guardalo! Tipo con le mosse da Far West, così. Ti sparo in bocca. Un coriandolo, perché siamo child friendly. Andiamo qui, andiamo su. Cosa devo fare? La mia ha molti più chilometri, la sua è nuova. Allora, anche lui ha il turbo e il NOS. Vabbè, ce li ho anch'io. Non dovrebbe essere un problema. Proviamo, ragazzi, proviamo. Io non so come vada. Non sono un bravo in queste gare clandestine, ma voglio provarci. Skibidi dum dum dum. Sapete che dovrei fare un'auto... Mi immaginate che si possono aggiungere tipo le decorazioni alle macchine? Gli metto un skibidi toilet sopra. Sarebbe bellissimo. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Avvia il motore. Bom, 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 bom. Come fa? Ok. Oh, oh, si muove sta macchina. Ok, non sento l'audio. Non si sente. Vabbè, non si sente, ragazzi. Oh, 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 ma questo va avanti. Ok. Vai! Tocca il turbo! Tocca il turbo! Tocca... Oh! Ma come fa? Tira! Ci sono le marce da fare, ma non so quali sono. Mi avete detto di usare le marce, ma non è possibile. Come fanno ad essere tutti più veloci di me? No, adesso ne faccio un'altra, anche se abbiamo perso soldi. Soldi sonanti. Perché? Adesso dovete spiegarmi voi perché perdo sempre le gare clandestine. Tra l'altro non si sente l'audio, non riuscivo a capire. Non c'avevo l'impt. Ma non si sente più niente. Ma questo gioco si è rotto. Non sento più l'audio. Voi lo sentite l'audio? No, ha staccato io le cuffie. Voi sentivate l'audio, io non lo sentivo perché mi sono partite le cuffie. Mi hanno manomesso! Hanno manomesso la mia gara clandestina! Sapevano che così perdevo! Mi hanno manomesso le cuffie! È stato lui! È stato lui, si è vendicato ed è scappato pure! Oh, mannaggia, guarda! Dovete stare attenti, queste sono cose illegali! Mannaggia! Non mi sono neanche accorto che mi sono partite! Porca vacca! Grazie mille Davide Corti! Che però c'hai i sordi lunghi! Grazie di cuore per la tua donation. I love you. Allora, questa mi sembra... Guarda, questo non può andare veloce. Cioè, è un'auto grossa, cicciona. Quanto scommette? 9.000 addirittura. Al turbo, al NOS, abbiamo capito. Adesso io tengo premuto il turbo. Non so. Ma cioè, veramente, sono troppo veloci. Io ho l'auto troppo lenta. Io adesso vado avanti. Io provo ad andare avanti anche se... Secondo me sto gioco è talmente buggato che posso andare più avanti del normale nella gara. Io ci provo ad andare avanti lo stesso. Magari me la fanno perdere su... Non lo so cosa succede. Allora. Shift ingrassare. Cosa vuol dire ingrassare? Mi faccio ingrassare la macchina? Cioè, che traduzioni di Melma avete? No. No! Ok, shift, ok, ok. No, non ci sono le marce. No, 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 ingrassa! Ingrassa! Sono... Mi hanno fatto perdere in automatico. Non è buggato. Non è buggato. Mi hanno fatto perdere altri soldi. Io sto piangendo, ragazzi. Io sto piangendo. Perché ho superato la linea di 5 centimetri. E questa comunque con l'auto, quella là, con la BMW da corsa. Sì, che non posso. E adesso mi trovo con un'auto sporca e senza. E alleggerito. Torno a scommettere. Vado al bar. Scommetto altri soldi. Dobbiamo recuperare questi soldi in qualche modo. Ma porca trota. Ma io non ci posso credere. Cioè, ma non mi ingrassava.
non mi ingrassava la macchina come dice sto gioco. È stupido, ha un sistema di marce idioma. Lo fanno apposta, la gara è truccata. Io vi odio tutti, tranne voi. Voi, io vi amo. Voi mi meritate il mio amore, ma questi di questo gioco io li odio tutti. Devo ubriacarmi, ragazzi. Io mi ubriaco dalla tristezza. È lui! Era lui! Guardalo! È lo stesso! Era il barista. Io non la co... Io non volevo comprare la birra da te. Sicuramente mi ci ha messo il veleno. Guarda che schifo, mi ubriaco comunque. Non me ne frega niente. Mi ubriaco e giochiamo da ubriachi adesso. Beppe, lo sai quante gare clandestine ho perso? Oh, Beppino, tu non sai che tristezza bere, perdere le gare clandestine. È stata una sofferenza assurda. 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 Oh. Ok, ora che ho l'alcol in corpo, so cosa fare. Devo andare a giocare. Devo scommettere 10.000 euro. No, dai, iniziamo con 2.000 per iniziare, vai. Allora, voi mi avete detto che devo fare il numero più alto, ma cioè se fa colpo 1 su 11, cosa vuol dire 1 su 11? Colpo. Dobbiamo far colpo. Dovrei aver vinto. Colpo. Ma perduto cosa? Allora, io devo capire sto gioco. Me l'avevate anche spiegato. Adesso li riprendo sti soldi. Bisogna andare avanti. Io oggi mi sa che li perdo tutti e torniamo con l'auto della nonna. Allora, in piedi. Allora, io ho 20. Ma perché uno su 11? Ma cos'è sta roba? Ma sono truccate. Ok, 9 su 19, 16, 21. Perduto! Perché se fa 21 perdo io? Ora scommettiamo 5.000 euro. Tanto ce li ho i soldi. Io c'ho tutto il tempo del mondo. È perché ho bevuto. Ho sempre una scusa. In piedi. Proviamo in piedi. Facciamo. Io ho sempre fatto in piedi e di solito funziona. Vincita! Sì, e ora scommettiamo 10.000 euro. Vai che si riprendono i sordi. So io cosa devo fare. 10? In piedi. Pesca, pesca. Vai, vai. Spezzati. Perduto cosa? Rifaccio 10.000 euro. Non me ne frega niente. Non perderò altrimenti. Bisogna andare avanti così. Beh, prima ho avuto un sacco di fortuna. Ho fatto 100.000 euro con questa tattica. Sì! E si ritorna in bomba. E si ritorna in bomba. Ok, iniziamo. Ora devo riandare. Devo riandare. Devo riandare. Dai. Cosa devo fare? Colpo? No, deve pescare lui. In piedi. Vai, pesca, pesca. Pesca. Sì! E siamo tornati a 95.000 euro. Olla, abbiamo recuperato i soldi. Abbiamo recuperato i soldi. Si potrebbe scommettere anche 20.000 euro e torneremo a 100.000. Ma io mi fermo qua per stasera, perché se no. E mi si è anche rifullata la birra da quanto abbiamo guadagnato. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ripreso il nostro denaro. Non me lo levate. Certo che è quasi forse meglio delle gare clandestine. Qua ho sbloccato delle robe. Io ho bisogno di questo, perché così convinco i clienti. Questa auto la mandiamo a lavare. La mando domani mattina, me la lava forse il mio tizio, perché io ho comprato persone che mi lavano la macchina. Quindi dovrebbe lavarmela. Vabbè, andiamo a riposare. È stata una giornata molto snervante. Sono molto arrabbiato. Non me l'aspettavo questa cosa. Molto deluso. Cioè guarda il NOS che non funziona. Ci serve un'auto più veloce, decisamente. Decisamente, la mia auto è dentro lì. Ma chi ti ha detto che potevi aprire la porta? Sto qua mi ha aperto la porta. Mi sta manomettendo. Vabbè, mettiamola qua. Chiudiamo il motore. Andiamo, ti offro una birra, Bob. No, guardalo. Che bravo ragazzo. Me la pulisce lui. Non devo fare niente io. Grande, grande Beppe. Bevo per dimenticare. Bevo per andare al mare. Nel contenitore io mi devo contenere, se no spacco tutto con la bottiglia. Andiamo qua. Sonno, 18.000, ma non è vero. Ho fatto più soldi in realtà. Circa, credo. Beh, ho comprato la macchina, per quello, sì. Siamo in minus per quello. Ma tranquilli che oggi la vendo. Come vi ho detto, 20.000 euro devono entrare nel mio conto. Siumbito. Siumbito, torniamo all'ufficio. Ok, il tizio mi ha pulito la macchina, un grande, un bro, un pro. E ora andiamo sul computer,
pagina web. Aspetta, prima una cosa. Ho pulito l'ufficio. È sempre lui che fa tutto. Devo prendere il telefono, il tablet, fare una bellissima foto, zappala, bella così, proprio dentro in casa. Sai che smog tenerla qui? È il dolore. Ragazzi, voi come state? Vi sentite che oggi ce la faccio a fare i money? Vi sentite? Perché io mi sento tantissimo. Allora, macchina in... La Audi, chilometri 5000, quindi ha fatto pochissimi chilometri, quindi per quello la puoi vendere quasi nuova quest'auto. Allora, audio bello, ascolta, compra, bello. Oh sì, l'ho acquistata a 11000 euro. Ci ho fatto 5000 euro di spese più le gare clandestine che ho perso, quindi io farei un 27000 euro. La metterei, ma anche un 30.000. Io, siccome è quasi nuova, 34.000. Proviamo. Nel caso si abbassa il prezzo, però è un Audi. Secondo me possiamo venderla anche a 40. Oh, io ci provo. Ci provo perché se li merita questi soldi. Ingranaggio Manuel. Ma cos'è Manuel? Manuel, Samuel, Sister Bradwell. Qua è tutto a posto. La foto. Perfetto. Mettila in vendita. Ok. Abbiamo messo questa bellissima auto in vendita. Ora non so se tenerla dentro in ufficio faccia entrare le persone. Nel caso dobbiamo spostarla. Sono aperto? Ora sì. Ora sono aperto. Car for sale. Perché c'è un cestino dietro? Ho nascosto la vera essenza di questo post. La spazzatura. Bad. Oh! Mamma, gli ha grabbati l'Audi. Auschultatemis, la mia bellissima Audi. È bellissima, è bella fisica, è bella macchina, molto lussuosa. Allora parliamo con questa. 40.000 euro, prezzo conveniente? 17.000 euro. Poveraccia, non te la vendo. Gli chiedo almeno un 25.000, ma proprio, proprio 25.000 euro, no. No. Quest'auto vale 25.000 euro, stai buona. Sto pensando 17.000. Questa non c'hai soldi. Non te la vendo, tanto ci sono altri clienti. Dobbiamo trovare quelli ricchi con i soldi. Come quelli come Floppa Burger, che mi dice Gabby sei il mio youtuber preferito e sgancia. Floppa Burger vuole 22.000. Vedi, questa me la vuole comprare a 22.000. Che non è male, non è male. Ma io l'ho venduta a 40. Quindi vuol dire che per la gente questo è il prezzo. Scriviamo affare e proviamo un 27.000 con lei. Dai. Sei un caponiero maestro. Cosa vuol dire sei un caponiero maestro? Ma che cacchio stanno dicendo? 26.000. Dai, 26.000, please. Sì! 121.000 euro nel conto. Sì, bad. Si vale Bahamas, bad. Si vale Bahamas. Ti rendi conto? Ci abbiamo i soldi. Vado anche un attimo. Vado un attimo anche col martellozzo isolozzo. Dov'è il martellozzo isolozzo? Boom. Si sfascia qualcuno dalla gioia. Boing. Qua ci sono pezzi a volte di motore, qua un radiatore buttato lì. Spazzatura? Non per Bad 2. 20 euro. Diventeremo ricchi a suon di 20 euro. Ora questo me lo tiro sui calli se non faccio altri soldi. Guarda qua, tutta in fila indiana. Tutta la stessa marca. Ma cos'è? Una mostra di auto brutte? Bruttissime queste auto. Io non le venderei mai, Bad. Poverino che si becca tutto lo smog. Allora, signori, il gioco si chiama Car for Sale Simulator. Stallone italiano, vero gabbiano. Vero che assomiglia ad un gabbiano questo cavallo? Occio, uguali. Però sapete, il bianco, la cresta. Molto bello, molto bello. Allora, i lira. Allora, cosa faccio io? Potremmo vendere anche l'altra auto? Ma io voglio fare una cosa migliore ora. Devo andare, sapete dove devo andare? Devo andare a minacciare di cattiva. L'asta alle 11? C'è un'altra asta! Devo andare a comprare, no?
Dobbiamo assolutamente andare all'asta col martello. Questo è il martello dell'asta, sai, per quando il giudice dice aggiudicato. Me la giudico. Me la giudico. 285.000 questa. Cavolo, se partivamo prima. Se partivamo prima quest'auto me la potevo prendere. Porca vacca. Quest'auto 60 sim. Questa è un'auto. Questa è bella però, 66.000 euro. Se l'ha giudicata un'altra. Dobbiamo partire con la prossima. Cavolo, sempre le auto migliori arrivo in ritardo. Dobbiamo andare subito. No, questa non mi piace. Questa la sfondo. Sfondo. Non è bella. Non è bella. Potrei farci un'offertina comunque. Dai, mi siedo. Cioè, già 18.000 euro. No, no, no. Già 18.000 euro. No. No, 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 no. No, no, no. Devi fare l'offerta più alta subito. È l'unico modo. Voglio la prossima auto. Oh! Datemi una bella macchina di lusso sfrenato. Cioè, 317.000 euro per quella Ferrari Zonda. Mamma mia. Mamma mia, che roba. Allora, vediamo se riusciamo. Aspettiamo la 4. Parapom, 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 pom, pom. Sono curioso dell'ultima. Ma quanto vanno avanti? Non la voglio. Non è auto per noi questa. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Irgabibbo ce la mette tutta, signori. Lo faccio per voi. Quanto vecchio era questo meme? Lo faccio per voi. Bello, faccio per voi. Ciao Ele, ciao vetrina. Tornerò su Fortnite presto. È un camioncino di melma questo. Non gli vale i soldi, però scommetto. Vai, vai, vai. Iniziamo a scommettere. Vai, vai, che Gabby scommette. 300 euro. Questa non gli vale più, però mi è ridotta bene. Vai, vai, scommetto ancora a lungo. Me la porto a casa. Se la porta a casa 7.000 euro. Cioè, voglio dire, è un'auto un po' di cacca, però avevo visto che era ridotto bene. 7.000 euro, voglio dire, è regalata. Fammi controllare un attimo com'è ridotta. È perfetta. È perfetta. Cioè, la a 5.000 chilometri. È dell'anno 2000, un po' vecchiotta, però abbiamo fatto un affarone, eh. Abbiamo fatto un affarone qui. Qua si sboccia spumante adelante. Per forza, e presto ci aggiudicheremo la nostra auto dei sogni. Signori, questa me la metto proprio nel punto sacro, davanti al mio ufficio, che non me la freghi nessuno. Ma se io gli tiro a martellata... Ah, per fortuna non si può rompere. Mi dimentico sempre di spegnere il motore, che consumo carburante. No. Ok, io direi... Bud, che stai facendo? Ah, la sta pulendo. Ma non c'è niente da pulire. Bud! Era a posto la macchina. Devo fargli la solita foto con Bud che la pulisce. Vale di più. Ti regalo anche un Bud in omaggio. Guardalo! Ti vendo un Bud. Ti vendo un Bud. It's Bud in time. Allora. Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet su. Chevrolet di giù. Auto del Bud. Spencer Pro Edition B9. Ok. Ora i soldi. Quanto chiediamo, ragazzi? Quanto chiediamo? Chiedo al pubblico. Qua, un esperto di macchine qua. Voglio saperlo da voi in chat. A quanto dobbiamo vendere questa macchina? Sarete voi a deciderlo. Perché il bello delle live è decidere le cose assieme. A quanto dobbiamo venderle? Voglio saperlo subito. Cioè, ragazzi, veloci. Cioè, non abbiamo tempo da perdere. Subito. Dobbiamo saperlo subito. 500.000 euro? Bud li vale. In effetti, se li vendo anche Bud, 30.000, un esperto qua, 15.000, 1 miliardo, 6.000. Allora, vedo che più o meno siamo sui 23.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, 25. 11.000 euro, no, 11.000 euro no. Facciamo una via di mezzo tra tutto quello che avete detto, che è un 15.000 euro, ok? Poi magari posso ancora alzarli nel caso mi giri. L'ho messa in vendita. Il negozio è aperto. Dovrebbero subito arrivare i clienti, perché queste auto proprio grabbano. Grabbano il pubblico. E veloci, perché tra un po' arriva nuote. E di nuote botte. Quindi no. Dai, cavalluccio. Tocco fortunato alla coscetta del cavallo. Mi porta fortuna, mi porta clienti. Aspetta che gli tiro uno schiaffetto. Ok. Dovremmo averlo. Dovremmo averlo. Io ho fatto lo schiocco fortunato. Qualcuno? C'è nessuno? Guardate che è un'auto bella questa.
Molto bella. Non attira, l'Audi attirava. Cioè, l'Audi era un'auto proprio swaggerissima. Dai, che ho bisogno di fare i money. Dai, che voglio le auto di lusso. Se non viene nessuno entro 2 minuti, vado al coso qua. Al mercato delle auto. Potremmo andare anche lì a prendere. Ma sì, intanto andiamo. Andiamo al mercato delle auto. Vediamo se c'è qualcuno al mercato delle auto. È vuoto. Vabbè, torneremo domani mattina. Queste case così. Compreremo anche una casa, ve lo prometto. Se non comprerò una macchina oggi, comprerò una casa. Per forza qualcosa dobbiamo comprare. Torno all'ufficio. Cliente caliente. Dai, fammela ancora. Ma ogni tanto vedo delle scintille. Dai, perché? Perché? Vi siete persi Gabby, che ha perso 50 gare clandestine in fila, però ha recuperato con una scommessa clandestina. Allora, forse perché non ho messo l'auto bene. Forse quest'auto va messa all'aperto, sai. Ha bisogno di aria, quindi la tolgo un attimo dalle auto in vendita. Potrei anche farmi un prestito. Ragazzi, so come comprare un'auto di lusso domani. Faremo un prestito in banca. Sarebbe un modo. E poi scommettiamo tutto. E si va così. Si fa il prestitone della vita e si compra l'auto di lusso. E poi la si vende a sovrappeso. Clienti in ufficio! Clienti in ufficio! Let's go! Let's go! Mamma mia, ti aspettavo da una vita qua! Ti metto pure il tappeto rosso e lancio le ruose. E metto tutto perché questa è il tuo giorno fortunato, signor. Quest'auto tu non sai quanto l'ho pagata. Cioè, tu non sai quanta fatica ho fatto. Parliamo nel mio altro ufficio. Ecco, questa è la sala riunioni. Ecco, andiamo qui a parlarne. È arrivato anche H3H3, il cliente fortunato. Ma non mi fa parlare con lui. Oh, non mi fa parlare. No, parliamo. 15.000 euro? Ciao, fra. Il prezzo mi dà fastidio. 11.000. No, almeno 14.000. 14.000 o niente. 14.000 o niente. Dai, che la prende? No, vuole 11.000. No, 13.000. Ultima offerta. Ultima offerta. 13.000. Sì! Si fanno affari qui. Purtroppo l'altro cliente era buggato. Magari me la comprava a più prezzo. Però ho venduto 10 macchine. Ho venduto 10 cavolo di macchine. Ed è venuto a notte. E quindi niente. Si va a dormire anche stanotte. Perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Andiamo nel mio bellissimo container di lusso, che mi fa proprio godere. Il mio container. Ci ho messo anche le finestre, ci ho messo il letto nuovo. Voglio dire, 31.000 euro in plus. Finalmente iniziamo a vedere il denaro. Oh. No, ma secondo me ha fatto bene. Cioè, ragazzi, l'ho presa a 4.000 euro quell'auto. Non so quanto l'avevo presa. L'avevo presa pochissimo. Cioè, super plus. Ora andiamo nel quartiere. Controlliamo nel quartiere, signori. No, perché nel quartiere? Nel mercato delle auto. Qui ci sono le vere offerte. Eccola qui! Oh, mi sniffo le macchine. Allora, vediamo, ci deve essere un'auto di lusso qua. Questa è bella. Questa vinci le gare. Anche questa è bella, però non vedo un'auto da corsa. Cioè, non vedo una vera auto da corsa incredible. Vedo tutte auto un po'... Cioè, un po' me, un po' no, un po' no. Quanto la vendi questa? 50.000 euro? 183! What? Davvero? E costa anche 18.000 euro farmi la competenza per approvarla. No. È anche danneggiata. Cioè, no, no, no. Proviamo a fare 120.000 euro. Cioè, che sono quasi tutti i miei soldi. Ma poi la vendiamo di più. Dai, dai. 125.000 euro, bro. Ti sto dittando tutti i miei soldi. 126.000 euro, tutti i miei soldi in banca ti sto dando per questa macchina, bro. Mamma mia, non me la vuole vendere. Se la tira, ed è pura sciasciata. Oh no. E questa? 50.000 euro minimo. 11.000? Non è male per un'auto del genere 11.000, eh? Potremmo anche concludere un affare e fare 8.000 e la compro, 8.000. Facciamo 9.000.
9.000? Ma ti dà fastidio tutto? Hai un'ottima scelta. Sì, l'ha accettato. Compro anche un gelato. Grazie. Mamma mia, è un affare, eh. 10.000 euro per sta macchina. Quanti chilometri ha? Aspetta, fammi controllare il chilometraggio. Ha 37.000 chilometri, però è del 2008. Non è male a 9.000 euro. Non è male. Cioè, io ho fatto un affare migliore nella mia vita vera, però voglio dire, ci sta. 9.000 euro. Allora, però bella. Cavolo, questa qua la moddo. Vediamo quanti fa allora. Andiamo all'ufficio. Questa è l'auto aziendale, nuova auto aziendale. Dovrebbe andare più veloce dell'altra. Dai che va più veloce. Dai, questa pa... i cavalli, senti i cavalli. Senti come sgaloppano. Senti come sgaloppano. Bella stabile. Fa 110, 120, 130. Sì, ci fa tipo i 130 all'ora. Non è male. Oh signore, ci sono ancora i tizi delle gare clandestine? Cavoletti. Allora, la facciamo con questa. Gli metto il NOS e riproviamo una gara clandestina. Dai, con quest'auto ce la dovremmo fare. Questa non ha scuse. Non posso perdere. Non posso assolutamente perdere. Questa è l'auto della vittoria, della vendetta vera. Della sì. Scusate ragazzi, mi emoziono troppo quando ho auto così belle. Andiamo a metterci il turbo, il NOS, gli addominali. La mia auto c'ha il six pack. La mia auto fa palestra. Gli addominali li ho messo. E kit da corsa. Cioè io ci ho speso. Però va veloce. Va veloce, kit da corsa, signori. Bella fotomodella. Abbiamo fatto tutto al NOS, quindi premo alt. A posto. Ora so che devo fare. Marce. Allora, così ti corre marce. Aspetta, corno, indicatore giusto. Cosa fa? Ah, così tiro il freno a mano. Ok, con shift drifto. Va bene. Fermiamoci qua. E contro questa, dai. Contro una Citroën. Una BMW che è praticamente un'auto da corsa contro una Citroën. Dai. Cioè, 253 euro ora. Ora scommettete poco. Il piccolo Timmy. Dai, proviamo, dato che scommette. Ha alzato il prezzo! Ogni volta che clicco si alza! What? Ogni volta che clicco si alza. Il prezzo cambia a caso. Vabbè, 400 euro. Perché sa che vinco. Cioè, è proprio vinco. Per forza. Quando ritorna a Oni, Jordan! Beh, potrei rifare un altro episodio. Ci stavo pensando in questi giorni. Potremmo finirlo. Ci sto pensando. Magari come video in più, se mi riesce, lo faccio, Jordan. Grazie mille per la donazione, comunque. Allora, avvia il motore. Antonino! Che dona un casino! Grande Antonino! Avvia il motore. Ok. L'ho avviato. Allora, avanti. Ok, ora siamo avanti, siamo giusti. Siamo giusti, ora devo solo attaccare il NOS. Ok, piano. Ok, ora l'attivo dopo il NOS. Cioè, devo vincere. Se lui attiva il NOS, io attivo il mio. Attivo anche il mio. Oh, ho attivato il mio! L'ho attivato! Come fa a battermi una Citroën di melma? Come fa? Non è possibile. Ho attivato il NOS. Allora, c'è un bug nel sistema. C'è un bug nel sistema. Fatemi capire adesso. Mr. Beast. Cosa sto sbagliando? Ho cliccato alt, l'ho tenuto premuto. Devo premerlo solo una volta? Fammi fare un test nella vita reale, un attimo. Cioè, sì, nella vita reale. Aspetta. Il NOS, quando lo premo, cosa succede? Alt. No, devo tenerlo premuto. Pensavo la stessa cosa lì. Guarda questo. Questo c'è un'auto assurda. Quanto scommette? 600 euro. Compra il cambio marce. Devo comprarlo. Ma non ce l'ho il cambio marce. Allora devo comprarlo. Proviamo ad andarlo a comprare. E vediamo se riusciamo.
Devi cambiare. Ma qual è il tasto? Ma io ho cambiato la marcia, ragazzi. Ma quando io cambio marcia, lui mi va in retromarcia e basta. C'ha solo due marce la macchina, avanti e retro. Capito? Fa solo così, avanti e retro. Qual è il tasto per le marce? Perché a me fa solo avanti e retro. E non capisco sta cosa. Non ha senso. Kit da corsa, kit deriva. Ma no, ci ho messo tutto. Piatto, ruota. Ma no, ci ho messo tutto. La ruota non è che mi fa andare più veloce. No, ragazzi, l'ho comprato. Adesso provo un'ultima volta. Ma nel senso, avrebbe più marce, ma le cambia lui in automatico probabilmente. Vedete che non c'è neanche un indicatore di... Ho un punto abilità, comunque, signori. Dobbiamo usarlo subito. In mezzo alla strada. Allora, c'è l'abilità che... danno minore, ma non importa. Miglior prezzo. Mostra il prezzo migliore per il tuo... Questo è buono. Dipendente cammina più velocemente, non mi interessa. I clienti sono meno arrabbiati, questo lo compro. Perché questo mi permetterà di soddisfarli meglio e quindi fare contrattazioni migliori. Ora avremo le contrattazioni che non si arrabbiano, che le accettano. Ok. Ripara la macchina. Ma non serve adesso, adesso proviamo. Tanto scommettono poco. Dato che perdiamo pochi soldi me le posso rischiare queste... Gare clandestine. Andiamo avanti. Che scommette un po' meno. Ma continua a scommettere. Vabbè. Ok. Dai, BMW contro Dodge. Vince BMW per forza. Vinco io. Qual è il tasto della marcia? Please. No, è crashato, ragazzi. È crashato il gioco. Non dirmi. Dimmi che ha salvato la partita. Se no, io mi incacchio. Sto gioco di melma. Sto gioco di melma. Ma porca trota. Oh. Oh. Se devo rifarmi tutto, esplodo. Se devo rifarmi tutto, esplodo. Mamma mia. È crashato. L'avete visto in diretta che è crashato. Sto gioco di melma. Sto gioco di melma. Se mi tocca rifar tutto, esplodo. Io avevo salvato. Dov'è che ha... Mi sta caricando. Ah, raga. Ok, no, ho salvato. C'ho la BMW. C'ho la BMW. Brutto gioco infame, pezzo di letame. Però è sparito il tizio. È scappato con i sordi. Ma guarda te. Mamma mia, meno male che... Meno male. Meno male che non è crashato male. Signori! Guarda questa roccia volante. Ma ci posso passare sotto? Ragazzi, test della roccia volante. Ci passa sotto! È un'attrazione turistica questa! È una roccia volante. Ragazzi, la mia auto veramente ha visto giorni migliori. È diventata così sporca che ha cambiato colore. Non serve neanche verniciarla. È nera direttamente. Abu, abu, abu. 50 euro, easy peasy, sono milionario. Prega niente. E io oggi faccio un prestito e compro l'auto di lusso. Domani ci sarà l'asta. E all'asta... Dobbiamo andarci subito. Appena c'è l'asta dobbiamo andarci subito. E faccio un prestito alla banca, prendo 3 milioni e compriamo l'auto, quella che vince anche le gare clandestine tarocche. Frega niente. Era buon si può. Danza della pioggia, danza della pioggia, che così l'auto verrà. Uaio! Con la mia BMW. Sium, ok. Guarda che bella! Guarda che come è ridotta bene, un po' rottina. Ma frega niente. Guarda come drifta. Guarda come godo. Bene. Ragazzi. No. È giunto il momento dei big money. Big money. Big, big. Ripetete con me. Big money. Big money. Bisogna crederci. Sapete che era la mente. La mente, la nostra mente è potentissima. Più credi ad una cosa, più quella si avvera. Vi racconto un aneddoto per spiegarvi questa cosa. Io sono un sostenitore che la mente attira le cose. Quando ero giovane, con mio cugino, dicevo, lui aveva un diario che si chiamava Lo Sfigario. E io invece avevo comprato il diario della Fortuna.
esisteva il diario della fortuna. E io dicevo sempre: sono fortunatissimo, me lo ripetevo in continuazione e ci credevo. E mio cugino diceva sempre: ero lo sfigario, sono sfortunato, eccetera, eccetera. E gli succedevano delle cose sfigatissime, ma assurde. Io avevo dei colpi di fortuna incredibile. Su Pokémon gli congelavo i Pokémon ghiaccio, da quanto ero fortunato. Cioè gli congelavo Milotic, mi sembra. Comunque glielo congelavo, congelo raggio. Cioè con che fortuna. Quindi ragazzi, ricordatevi, ripetete sempre: io sono fortunato, io sono fortunatissimo. E vedrete che la vostra vita diventa fortunatissima, perché noi siamo pessimisti. E il tuo subconscio lo devi riprogrammare. Vedete le perle di Gabby che escono mentre giochiamo giochi random indie. Ma assurdo, ma cosa vi insegno? Cioè vi ho dato un consiglio da 2 milioni di euro. Non c'è più niente a fare qui, in realtà. La vendiamo? Ma a sto punto la vendo. Quest'auto vale almeno 70.000 euro. Vediamo adesso, dai, vediamo, la vendiamo. Tanto che ormai manca poco, la vendiamo. Ma signor! Ti sfottami il martello! Porco cane! Porco cane! Come ti permetti? Al mio BMW nuova! Avete visto? Avete visto tutti? È stata colpa sua. È stata colpa sua. Mamma mia. Mamma mia. Arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo. Questa generazione Z che non sa più il codice della strada. Io sono infuriato. Furibondo! Bud, ti affido il mio martello. Sfascia chiunque mi sfascia. Ok. Bud era uno sfascia carrozze nella sua ex vita. Gabibbo fortunato, dolce e un po' salato. Allora, BMW. Allora, vediamo. Non ci faccio neanche la foto. Io scrivo solo BMW. E già questo basta. Ci ho speso 10.000 euro. Questa li vale almeno 25.000. Facciamo così, mettiamola in vendita. Ok? Ci metto la foto di un Audi che grabba, anche se è una BMW. E dovremo andare. È in vendita? Mi sembra di sì. Il negozio è aperto? Mi sembra di sì. Io ho un martello? Mi sembra di sì. Sfondo il cliente che non compra? Mi sembra di sì. Tra l'altro, ora abbiamo il punto abilità che ci permette di godere meglio, di fare, insomma, convincere. Ragazzi, scusate, mi prude il naso. Mi prude il naso. Sono diventato un villager. Lo tengo così, così non mi prude più. Qualcuno compra, voglio gli smeraldi. Datemi gli smeraldi. Voglio gli smeraldi. Così mi compro un Iron Golem. Dai, clientino. No, arrivano le 6, ragazzi. Tra poco arriva notte. E poi Bud è triste. Guarda come si sta deprimendo. Anche lui. La scorsa volta mi sono messo al computer e sono arrivati. Funzionava così. Siamo in live esattamente da un'ora. Tra forse mezz'oretta stacco. Vediamo un po' come va. Ma noi andiamo avanti finché non facciamo. Finché non out. Cliente! Avete visto? Cliente caliente. Molto caliente, molto bella. Allora, 25.000 euro? 10.000. Lei è pazza. Lei è pazza. Facciamo almeno 20.000. 20.000, dai. Non arrabbiarti. 17.000. Non me la fanno, non me la fanno, ragazzi, non me la fanno. 15.000 me la compra. No. Si è arrabbiata. Anche se avevo l'offerta. Non vendere. Voglio un cliente più eccolo là! Cappellino tattico. Yum. Bene. Questo sicuramente me la compra di più. Dai, vale più. Un po' di più, ma si sta facendo notte. 15.000. Non me la compro, no, più di... Io, no, però almeno 15.000, bro. 14.000. Sono esosi! Voglio i tuoi smeraldi! Sta perdendo la calma. L'ultima offerta. 12.000. No, 12.000 no, 13.000. Dai.
Non vuole più negoziare. E allora ti è. Quest'auto non vale 10.000 euro. È una BMW. È una BMW, cavolo. E ci ho anche speso. Tornate con più soldi. Allora andiamo a casa. È casa, dolce casa. Andiamo per di qua. Andiamo per di su. 9.000 euro in minus. È perché ho preso l'auto, no? Ora vediamo se c'è un'Austa. Austa. Oggi c'è l'Austa alle 4 del pomeriggio. Ricordatemelo, ragazzi. È molto importante perché oggi prendiamo l'auto di lusso. Ma per prendere... Andiamo anche al mercato delle auto. Vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è nessuno perché c'è l'asta. Ci tocca tornare all'ufficio. Speriamo di vendere la macchina così abbiamo soldi in più. Guardalo lì come lavora, Bobbalo. Con la Coca-Cola. Non offri, Bob? Non offre. Piuttosto la butta nel cestino. Cattivo, Bob. Antonino Safina. Grazie mille per la donazione. Non so se ti avevo già letto, ma l'ho letta ora. Bisogna fare il big plus. È vero, bisogna fare il big plus. E questo martello potrebbe convincere qualcuno a farlo. Dai. È aperto? Sì, è aperto. È aperto il negozio. Dai, tanto alle 4 di pomeriggio. Aspetta, ma c'è già l'asta? Hanno già iniziato? Oh! Ah no, adesso parte. Cioè, vedo le persone. Ma alle 4 di pomeriggio, 4 di pomeriggio. Va tutto bene. Cliente, cliente, cagliente. Ma è la tizia di prima. È la stessa. Quella con lato B sproporzionato al corpo. Va bene. Vediamo. Preparati, preparati. Strofina le mani. E preparati. 25.000 euro. Ehi, fratello. Questo è proprio bello. 12.000. Oggi sono estremamente... Mai, facciamo un 14. Dai, 14, 14. 14. Sì! Ragazzi, mi è andata di lusso. Lusso. Noi abbiamo pagato 9.000, 10.000. Abbiamo guadagnato almeno 2-3.000 euro su questa macchina. Li prendo. Li prendo. Sapete che ho anche una sedia così? Posso dormire se sono stanco? Ah, un po' di riposo. Ah, è bello fare i big money. Ah, bene, 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 bene. Apostolo. Sono ancora le 9. Cosa possiamo fare? Potremmo fare un giretto con la macchina. Dai, ci facciamo un giretto. Andiamo a vedere un po' cosa c'è fuori. Perché sono curioso cosa c'è per di qua, fuori dalle colline. Se c'è qualche segreto. Possiamo andare a controllare se c'è qualcosina. Vediamo un po'. Vabbè, cosa... La... Non ci credo. C'è la parete. Ah, sbatti contro una parete. Geniale. Viviamo su... come si chiamava quel film? C'era il film quello con... come si chiama? Aspetta. Quello... L'attore di Jim Carrey. The Truman Show. No, esatto. C'è tutta una cosa fittizia. Alla Truman Show. È così. Ah, qua sono tutti all'asta. Ti drifto davanti, mangio la mia polvere. Oggi sono sicuro. Allora, facciamo una cosa. Ho un'idea. Sicuramente all'asta venderanno un'auto molto costosa. Molto costosa. E allora io come faccio? Grazie, Bud. Ora Bud che è impassibile, compenetrato. È proprio diligente, come dico sempre. Andiamo a... Che devo fare io? Devo andare su... banca. Andiamo su banca. Fai domanda di un prestito. Posso chiedere fino a 384.000 euro. Fare domanda. Quanti soldi mi hanno dato? Aspetta. È in approvazione. Ma io quanto ho chiesto? Io volevo 300.000 euro. Con tasse da 500? Dai. No, ma come in fase d'approvazione? Valore in contanti. Pagamento settimanale 50.000 euro. Ma come? Cioè, io ho fatto domanda. Dovrebbe arrivarmi i soldi. Non so perché non sono arrivati. Forse arriveranno a breve? Non lo so. Sono incastrato. Proviamo.
Che ore sono? Quasi ora. Quasi ora. Ma non c'ho... non c'ho i soldi. Andiamo un po' al quartiere a controllare una cosa, allora. Tanto che aspetto, voglio controllare se c'è qualche auto bella lì, giusto per vedere che auto ci possono essere. Però questa auto è velocissima. C'è l'auto più veloce, più veloce della BMW, st'auto. Poi però fai la gara clandestina e perdi. Ah, qui là c'è uno col maggiolino. Il maggiolino vale tanto. È un'auto d'epoca. Infatti te la vendi a 50.000 euro questa. 24? Non è male. Non è male. Tornerò a rinfornirmi da lei. Potrei tornare. Tornare. Non so se c'è qualcuno con un'auto più assurda qui. No, tutte brutte. Questa no. Fermi. Tutte brutte. Questa è l'unica carina. Questa è l'unica carina. L'abbiamo già vista. Tipo 30.000, 20.000. Costano. Cioè sono un altro camion. No, dopo l'ultima esperienza. Non valgono tanto i camion qui, vanno lenti. Volevo un po' vedere se c'era un'auto tipo Ferrari, qualcuno con la Ferrari. Ma non sto avendo la fortuna di trovarla, quindi l'unica è l'asta. L'asta è l'unico modo per prenderla. Per forza. Mi sa che il prestito me lo daranno domani. 4 del pomeriggio. Abbiamo ancora tempo. A sto punto vendo anche sta auto. La metto in vendita. Tanto ormai ne comprerò un'altra migliore. Ma sì. La foto gliel'avevo già fatta. Facciamo così, pagina web. Ci ho speso anche tanto. Ci ho speso tipo 3.000-4.000 euro. Allora, non è anche tantissimo. Vabbè, gli metto una foto tipo questa. Bella fisica. E poi mettiamo un bel 7.000 euro. Ci proviamo a fargli esosi. Ok, 7.000 euro. E vediamo come va. Vi frego io, vi frego io. Arriverà sicuramente qualche cliente tra poco. E così intanto aspettiamo e abbiamo qualcosa da fare, perché l'asta tra pochissimo parte. E io devo andare alle 3:30. Devo essere lì, perché devo partire subito. Subito devo partire. Ragazzi, oh, devo venderla. Cioè, è molto veloce, è bella come auto aziendale, ma io ho voglia di sordi. C'ho voglia di sordi, perché ora ne prendiamo una proprio che fa il big plus. Oh, io ho imparato da Big Luca le mie tecniche di big plus. Mi ricordo c'era una pubblicità di Big Luca che veniva arrestato, non so, su YouTube, non so se l'avete visto. Ciao Giuseppe, ciao Giorgio, ciao Lil, ciao Barilla, ciao Antonio. E ragazzi, vi ricordo che è uscito il fumetto di Gabby in preordine, link in descrizione. Se non lo trovate in descrizione, scrivete su Amazon, scomparsi nelle backrooms si chiama. Prendetelo subito, che è bellissimo. Siate i primi a prenderlo, che è anche in edizione limitata. 7.000 euro me lo compri? Non ho fatto guidato. Non gli piace? 3.000? No, 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 no. Almeno 6.000. No, 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 no. No, no, no. 5.000, almeno 5.000. Te ne vai, te ne vai, te ne vai. Tem no. Oh, siamo alle 3:30. Ragazzi, dopo. Parte l'asta, parte l'asta, parte l'asta, parte l'asta, parte l'asta. Pare boom. Dobbiamo partire. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Appena in tempo. Mi avevano distratto, erano i clienti mandati dai Dinkleberg per distrarmi all'asta. Che auto abbiamo oggi? Ma sandwich vendono qua, ma che cosa? Ho acquistato il biglietto. Ah, carina questa, è un'auto. Cioè, quello si era capito. Vabbè, proviamo un po'. 22.000 euro? 23.000 euro? 1.000 euro, 25.000 euro, me la piglio io. 26.000 euro? No, sono troppi. 800. La devo mettere all'ultimo secondo. All'ultimo secondo devo fare la scommessa. Mamma mia, è troppo. È troppo. 400, ultima offerta. No, vabbè, gliela lascio. È bella. È un'auto che potremmo prendere. 30.000 euro è buona, eh. Quest'auto è un Audi TT del 2014. No, questo è un camioncino di Melma, non lo voglio. Ci faccio delle... cioè, lo posso prendere,
Magari lo prendiamo. Prezzo di partenza 11.000 euro. 900. 600. Nessuno che offre 200. Massimo 20.000 euro questa qua. Non più di 20.000 la prendo. Scomparsi try backrooms. All'ultimo secondo, devo aspettare. Boom! Questa è mia. Questa è mia. 15.000 euro. Bomba! Ah, è tornata! È tornata l'auto di lusso! 1.000.000! Sì, però... E c'è gente, Jerry Scotti la compra. Dai, non si può avere una via di mezzo. Quella è proprio l'auto più bella del gioco, con tutti gli sbilucicamenti. Non c'ho i soldi per questa. La Lerari. La Lerari. Oh, signore. La Lerari. Ma avete visto che bella quella macchina? Sarà mia. Vabbè, dai, ci prendiamo due macchine oggi allora. 500 e li vendiamo pure. 25.000 euro. Questa è un'auto che vale. Sicuramente vale. 1.000 euro. 500, andiamo a bassi. Vogliamo bassi, vogliamo sempre bassi. Me la piglio io. Me la piglio io. Cos'è, una Yatota? Toyota? 2022? È recentissima. Questa la puoi vendere a tanto perché è proprio dell'anno scorso questa macchina. Vale più dell'altra. È un'auto molto costosa. Mia. Mia. Ho preso delle auto veramente, veramente belle. Questa la mandiamo, controlliamo. È sembra perfetta comunque, eh? Auto, controlliamo. Tutto perfetto, è solo un po' sporca. Comunque la mandiamo a riparare. Anche se non la riparo. E questa la proviamo. Mamma mia. No, guarda, c'ha pure il tablet. Bellissima. Beh, abbiamo preso un'auto da corsa. Abbiamo preso un'auto bella. Guarda che roba, guardala che roba. I clienti sono ancora lì ad aspettarmi. Ottimo, arrivo subito da voi. Perfetto, questa se la moddi un po' poi. Guarda quanti. Ciao, ciao. 7.000, devo pensare. Lui ha 3.000. A fare almeno 6.000. Vediamo. Me la dà? La compra? No, se n'è andato. Proprio offeso. Questo c'è i sordi. 7.000. 3.000, sempre 3.000. Facciamo 6.000 ancora con lui. 3.000, facciamo 5.000. Dai, 5.000. 4.500. Niente, scappano. Oh, ragazzi, se ne vanno. Dai, lei me la vende. 7.000. 3.000 e 100. Tutti 3.000. Allora facciamo 4.300. Dai, questa è l'offerta migliore che ti posso fare. 4.200. Bisogna andare a ribasso. Dai, 3.000 è troppo poco. 4.000. Io ci ho speso 4.000 euro per moddarla. Non vendere. Vai avanti con l'ultima. Dai, lei la vedo, ce la vedo. 3.200, questa già alza. 4.000. 4.000 è tua, dai. Non è tanto. No. 4.000. Non me la vogliono comprare. 3.500. L'ho venduta. Dai, l'ho venduta a posto così. Io mi sa che devo giocarmela tutto sulle scommesse clandestine. Questa qua auto, quanto la posso vendere questa macchina? Io voglio sapere a quanto posso venderla. Veramente voglio saperlo. Vado a dormire e domani vediamo quanto la posso vendere. Perché secondo me la possiamo vendere tantissimo. Tantissimo. Navigheremo nell'oro, signori. Navigheremo nel tesoro di Smigol. Qui 33.000 euro in meno, ma sarà per poco. Sarà davvero per poco, signori. Ma per poco, simsalabim. Il mercato delle auto è aperto. Ah, oggi c'è il mercato. Vediamo se anche qui troviamo qualcosa di bello. Di bello bello. Vediamo se c'è un'auto da sport. Sì! Eccola qui! Questa è un'auto bella. Quanto la vendi? Quanto la vendi? 86.000. Ci sta! Ci sta! Ci sta! Ragazzi, è regalata!
È una porcio! È una pork chop! La prendo. Avremo la nostra auto di lusso. Così ho l'auto da corsa. Vendiamo quella di adesso, ci prendiamo quella e abbiamo un'auto super veloce. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, torno all'ufficio, dobbiamo intanto vendere per farci soldi. Per forza di cose. Guarda, grande Bob. Che invidia però l'auto, lui la invidia tantissimo. La foto neanche gliela faccio, basta scrivere Ferrari. Io scrivo Ferrari, anche se non è una Ferrari. Dobbiamo grabbare. Dobbiamo grabbare. Ma la banca mi ha fatto il prestito alla fine. Non me l'ha accettato. Sta schifosa. Vabbè, dai, meglio così. Me li farò, partirò dal basso, come dico sempre. Mm. 15.000 euro l'ho acquistata, io la vendo a 40.000. Potremmo venderla anche a 50.000, perché questa macchina li vale. Quindi, foto a caso, 50. Aspetta. Come si faceva? Macchina in. Oh, dove... Perché me la fa vendere? Oh! Aspetta, non me la fa vendere. Dodge R Pickup. Aspetta. Non me la fa vendere. Perché? Perché non me la fa vendere, bro? Oh, questa... Come si chiama sta macchina? Aspetta. Non era una Toyota. Sto sbagliando io. Ah, ok, ho sbagliato io. No, no, ok, vabbè. 34.000, ecco, mi pareva strano. Ferrari di lusso, bello, compra. Ok. Abbiamo, la mettiamo a 70.000 euro, perché li va, potrebbe, no, 80.000 euro. No, 80.000. È del 2000, è del 2002. 90.000 euro. Ne varrebbe 100. Ne varrebbe 100. Ne varrebbe 100. 90.000 euro. È nuova. È lusso. È all'asta. A pochissimi chilometri. Dai. 90.000 euro. Ci ho messo la foto sbagliata, ma secondo me attira i clienti perché è proprio un'auto bella. È un'auto proprio bella da vedere. Per fare ulteriori soldi, vado in discarica. Chissà se magari ci scappa qualche pezzo. È arrivato un cliente, no, non vado in discarica. Sono arrivati due clienti. Queste auto grabbano. Vediamo quanto mi offrite. Quanto mi offrite per sta macchina? 46, sei una pazza. 46, sei una pazza. Perché loro vedono il prezzo a cui l'ho comprata. Facciamo 60.000. O nada. No. 55.000. No, no, vai a quel paese. Tu non vai bene. Te? Non la vendi a 90. Non la vendi a 90. Cioè, impossibile. 48.000. Buona questa. Credo che sia il massimo. Possiamo fare un 52.000. Secondo me 52.000 euro la compra. Sì! Siamo a 132. Ora abbiamo i soldi per andare a prendere l'altra auto, che è veramente quella. Veramente quella, la facciamo rossa e sembrerà una Ferrari. E abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo un'auto di lusso. Dimmi che non l'hai venduta, dimmi che è ancora qui. È mia, è mia, è mia, boom. È mia, boom, è mia, boom. Ok, ho eliminato i concorrenti. La concorrenza. Ingranaggio automatico, potremmo anche approvarla, non lo so, ma io... Cosa... Il rapporto tra... Non mi interessa, non mi interessa. Non mi interessa. Facciamo anche un affare e provo a buttargli un 75. Dai. Sì, me l'ha venduta a 75.000. Mamma mia. Mamma mia. Cosa mi dici? Guardate! E compra l'auto più costosa che poteva comprare. Velocissima. Vediamo se posso fare pure una gara clandestina. Mamma mia. Mamma mia, ci metto il NOS. Vado subito a metterci il NOS. Subito, subito, subito. Colore, colore rosso. Bellissimo, fiammante. Adelante. Ragazzi, cosa abbiamo comprato? Cosa abbiamo comprato? Anche argente è bella. Vediamo la rossa. Mamma mia. Metallico, no. Così. Facciamo così.
Pannello di vernice. Vediamo se... Mamma mia! È carino. Guarda che roba. Così. Così. Ma me la fa? Non me l'ha fatta. Oh! Signore. Non me l'ha fatta. Ah, perché devo... Ma perché? Oh. Ok. Mamma mia, bella. Ci sta. E ora proviamo con la guerra clandestina. Ci sta. Ok. Andiamo qui. Turbo. Non me lo posso mettere il turbo. Come mai? Come mai? Perché già il turbo di suo? Ah, ce l'ha già il NOS. Ce l'ha già integrato. Mamma mia, ce l'ha... beh, ovvio. Voglio dire, questa è un'auto di lusso. Dai, dimmi che fanno le gare clandestine. Sì che le fanno. No che non le fanno. Sì che le fanno. Mamma mia, ma ti sfondo. Adesso non c'è marcia che tenga. Quanto la fai? 200 euro? Ma ti sfascio. Ma ti sfascio. Ma ti sfascio. Cioè, se perdo questa... Il gioco è tarocco. Il gioco è tarocco. Guarda che auto. Guarda che auto. Questa è l'auto aziendale. Guarda che bella. Io non oso immaginare l'auto quella da 1 milione. Non oso immaginare. Mamma mia. Va via. Ok, vedi che non ci sono le marce? Se mi supera quell'auto di Melma. Vai. Ok. Ok, io... Ah! C'erano le marce, dovevi premere shift. Ora ho imparato come si gioca. Vedete che si buggava? Era shift, ma non te lo scrivono il tasto. Con shift cambi la marcia qui. Ok, ora ho capito come vincere anche le gare clandestine. I 200 euro più facili della mia vita, signori. Oh! Distrutti! Distrutti. Ce ne sono altri? No, hanno paura, hanno. E questo casotto abbandonato? Voglio un attimo controllare se c'è, ma non so, un morto dentro. Sono curioso. Potrebbe esserci anche un morto qui dentro, nel casotto abbandonato. Ehi, c'è nessuno? Cioè, se io fossi stato il developer avrei messo qualcosa di creepy nel casotto. Ci starebbe. E qua indietro? Boh. Ragazzi, dai, abbiamo completato l'obiettivo. Quest'auto vale almeno 120k. La potremo vendere a 120k. E ci facciamo molti più soldi. Aziz ha pulito l'ufficio. Grande Aziz. Gliela darò da Aziz. Un giorno. Un giorno. Ma quel giorno non è oggi. Bene ragazzi, dai, è stato un piacere. Io credo che concluda questa live qui. Grazie a tutti per essere stati qui con me. Abbiamo fatto faville, abbiamo fatto ottimi progressi. Intanto sto parcheggiando la macchina al solito posto, vicino al cavallo di Enzo Ferrari. Grande Enzino, il mio bambino. Eccolo qua, aspetta. E niente, vi ricordo, fumetto del gabbiano in descrizione. Se non lo trovate qui, lo trovate nello scorso video. Quindi andate nell'ultimo video del canale, lo trovate lì. Se no, cercate su Amazon.it Scomparsi nelle backrooms o Gabby 16bit. Ed è un fumetto bellissimo. Preordinatelo ora che avrete gli sticker in omaggio. Grazie a tutti per avermi accompagnato in questa live. È stato molto divertente. Ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi, campioni gabbiani. Grazie mille anche a tutti quelli che hanno donato, un abbraccione e buona serata a tutti. Ciao Samuele, ciao Alessia, ciao Maria, ciao Donatella, ciao Claudio, ciao Jessica, ciao Forza Napoli, ciao Batbat, ciao Signor Pollo, ciao Asia, ciao Ilaria, ciao Girolamo, ciao Vector, ciao Boss, ciao Mattia, ciao Faber, ciao Gabriel, ciao Gabriele, ciao Giuseppe, ciao Simone, ciao Luca, ciao Buosi, ciao Caltum, ciao Vitto, ciao Paolo, ciao Pasquale, ciao Audule, ciao Saiyan, ciao Ryan, ciao Olivia, ciao Desker, ciao Matteo, ciao Giuseppe, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Francesco, ciao Iona, ciao Alessio, ciao Giulia, ciao Giulio, ciao a tutti, ciao Black.